Siamo partiti, Antonella, benissimo. Carissimi amici, per me oggi è una cosa incredibilmente bella. Oltre a tutti gli altri che sono qui con noi, guardate quanti siamo in un viaggio degli amici di Santina Zucchinelli. Prima di tutto dobbiamo dire grazie alla nostra Antonella, che c'è anche lei, ma Antonella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ho sbagliato il conto, 11 persone, siamo tutti qui a Gerusalemme. È una cosa incredibile perché Emanuele e Marzia erano venute con me a Garissa, Emanuele e Giacomo erano venuti con me a Ciaiapalca, ma 11 persone in viaggio, amici di Santina, non era mai successo. 11 amici dell'associazione Amici di Santina Zucchinelli. Io vorrei che tutti i 118 iscritti, che speriamo presto diventino 200 per la fine del 2017, potessero fare questa bellissima esperienza. Tra l'altro vi propongo che in settembre vado in Kenya ad Adab Refugee Camp, chi vuole fare il testamento, questi l'hanno già fatto, e possiamo partire per Adab Refugee Camp dove incontreremo i disastri. E poi chi sopravvive a quello può venire con me in Messico a novembre, dove andiamo a inaugurare un bellissimo ospizio per anziani. Ma dato che ci sono qui e per me sono un tesoro prezioso, vorrei dare la parola a ciascuno di loro per un momento. Partiamo con la nostra carissima Cristina, che è ormai una veterana di questo viaggio. Vuoi mandare un saluto agli amici? Sì, saluto a tutti, noi stiamo benissimo, Don Gigi è super e quindi ci auguriamo di essere ancora in più la prossima volta che verremo. Ciao! Poi abbiamo per me il numero uno, che è Pino. Pino, non vi posso dire una roba segretissima, se volete chiedetelo agli adepti del gruppo, qual è il motivo e la scintilla che ha fatto partire il suo innamoramento per Rossana, ma è un po' è una roba vietata ai minori 18. Mi limito, però, solo ci dire, ecco. Mi limito solo a dire un bel saluto a Gerusalemme. Bravo Pino. Pino, mi è piaciuto moltissimo. Poi abbiamo una new entry, che è un tesoro preziosissimo. Anna, tu di sicuro entro oggi ci vedi, perché sei una delle nostre adepte. Anna ci ha regalato una iscrizione meravigliosa che è di Aurora. Aurora è la prima volta che viaggia con noi e si è iscritta recentemente. Vogliamo sentire la sua impressione. Un saluto da Gerusalemme, questa splendida città che mi regala tantissime emozioni, grazie anche al supporto, alla presenza di Gigi. Un saluto a tutti. Mandiamo un bacio ad Anna, che è la mia preferita, e a Saverio. Bene. Poi arriviamo a Marzia, che dice sempre che non parla, ma la faremo parlare un momentino. Marzia, che cosa ci vuoi dire? Ha detto una cosa già importante, pensate che prima di partire non avrebbe neanche vi saluto, forse neanche vi, però siamo arrivati, vi saluto tutti, la volta prossima farà il pellegrino. Poi dietro abbiamo invece Pier Andrea, che è l'eminenza grigia di tutto il nostro viaggio strategicamente. Stasera andiamo a mangiare a casa, se mangeremo male dipende da dove parti, lui si è sposato qui con Cristina, quindi gioca in casa. Che cosa vuoi dire? Allora, siamo, come hanno detto tutti gli altri, stiamo benissimo, sicuramente rifaremo un'esperienza del genere, quindi come this way. Avrete un'altra possibilità di fare un viaggio meraviglioso come lo stiamo facendo con Don Gigi. Saluto. Arriviamo a una santa, Santa Rossana, martire di Pino, ecco, che ci farà una bellissima riflessione. È una delle più grandi nostre colonne portanti anche nei ritiri domenicali a Roma. Che ci vuoi dire? Ma io il viaggio già l'avevo fatto, l'ho rifatto per la seconda volta con Don Gigi e ho provato tantissime emozioni nuove e già provate. E quindi che cosa volete che vi dica? Vi mando a tutti un grosso saluto dalla valle di Josafa e spero di poter ritornare. Sul più bello Adelmina, che è la 12ª, facciamogli un saluto. Si era imboscata, non so se per paura di dire qualcosa o non so che cosa gli ha presa, crisi di identità, anche lei è una delle nostre associate a Colonne di Ferro. Però prima di sentire Adelmina andiamo al dottor Giacomo Passera, che è stato con me a Ciaiapalca e che quindi ha fatto esperienze da brivido. Ciao. Ecco, Giacomo ha già detto, attenti bene la parola ciao. Prima di partire aveva detto solo la parola C, poi non aveva detto nient'altro. Quindi lui e Marzia sono due grandissimi brutti della nostra fede. Vicino al nostro dottor Giacomo Passera abbiamo invece Lamberto, 140 kg, 135, no, 134.8, che si contende il primato con il nostro carissimo Pino.
Lamberto è una colonna portante della nostra associazione, ascoltiamo una sua parola. Un saluto a tutti da Gerusalemme, io è la seconda volta che vengo e spero di ritornarci. Molto bravo e sicuramente ci tornerà. Lui, anche questa è una santa, santa martire di Lamberto, si chiama Adelmina. Quando viene ai ritiri spirituali mi porta dei tozzetti che sono una favola. E vogliamo sentire la parola di Adelmina, che ci dici? Io sono felicissima di essere qui e con tutti voi. Bene, anche Adelmina è sintetica e poi portiamo avanti il best seller, il più venduto, che è il nostro grande Emanuele. Emanuele è nel mio cuore come un grande, è lui che ha coinvolto tutti gli amici di dietro, che adesso li facciamo venire davanti perché sennò voi poverini rimanete lì. E ascoltiamo la parola conclusiva dal dottor Emanuele Verbeni, grande esperto ormai, li ha passati tutti, sono sull'orlo del divorzio tra lui e la madre, però andiamo avanti. Nonostante il clima goliardico, un viaggio molto faticoso, molto bello, molto impegnativo dal punto di vista spirituale, dal punto di vista storico, culturale, sta andando tutto bene, stiamo tutti resistendo, manca poco, siamo tutti felici, è stato veramente un viaggio diverso e siamo proprio tutti contenti per l'esperienza che abbiamo fatto grazie al nostro congiunto. Noi pensiamo anche che probabilmente arrivando a Roma ho già preparato due reparti di cura per terapia intensiva per dargli un po' di bombole ad ossigeno, ma per far vedere che non è un viaggio solo di noi 12, venite tutti qui cari amici per dare un saluto, perché questi sono veramente scoperte incredibilmente belle. E dato che ci siete tutti, così lo ricordiamo questo momento come storico, partiamo dagli extracomunitari che sono qui vicino. Abbiamo Rita, che è una mia compagna di università, è stata una grandissima amica ed è una grandissima amica. Rita, se mi dai una parola, siamo molto contenti. Io sono molto contenta di essere in questo pellegrinaggio, non solo perché ci troviamo in questa bellissima terra dove tutto è inizio per la storia della nostra salvezza, ma anche perché a riunirci c'è stata una motivazione, uno scopo molto bello, che è quello dell'associazione, che noi conosciamo e che intanto sosteniamo con la preghiera. E dire che avere un gruppo di persone che impiegano del tempo, delle energie, delle possibilità per aiutare i poveri del mondo, in nome del ricordo di una piccola grande donna che è appunto Santina, la mamma di Don Gigi, questo deve essere da monito a tutti e voi dovete essere fieri di far parte di questa associazione. Grazie a Rita. Passiamo alla sorella Maria, intanto i cameraman si cambiano, Cristina l'ha già fatto due volte, da questo momento in avanti abbiamo dei dubbi sulla produzione, però possiamo continuare. Abbiamo Maria che è la sorella di Rita. Maria, un breve saluto. Sì, io non immaginavo di fare un'esperienza del genere, quindi grazie di cuore a tutti, ma soprattutto a Don Gigi che ha saputo organizzare questo cammino di fede. Molto bene. Antonella, magari ti avvicini anche Cristina è professional, vieni vicino. Che cosa vuoi dare come saluto? Antonella era la 12ª che ci mancava. Ciao a tutti, stiamo tutti bene, sia in salute che nella mente. Non vi preoccupate, grazie a tutti loro e a questo strategico Don. Qui dietro abbiamo Gigi e Grazia, che se no non vi vedono. Vieni un pochino vicino Cristina, non ucciderti, perché ecco, brava, ottimo. Vai Chris. Allora, che dire, non vi resta che invidiarci. Bravo, questa è una frase, un applauso, molto bravo. Andiamo a Grazia, solo Grazia, non Graziella, ma... In questo viaggio ho imparato il valore dell'obbedienza a Don Gigi. Credere, obbedire e combattere, bravo. Un bacio a Grazia, che è una cosa bella, ma al di là di quello ho imparato altre cose bellissime. Bene. Ad esempio la nostra lettrice è veramente incredibile, qui li ho già fatti tutti, mi manca, cominciamo con Cristina. Si alza Cristina, vai, un saluto velocissimo. Felice di compiere questo viaggio fuori e dentro di me. Francesca, vieni qui avanti, che vai, un saluto a tutti gli italiani che ci seguono. Saluto, ringrazio Don Gigi, un viaggio stupendo. Molto bene, poi andiamo a Sonia. Sonia, che cosa ti dici?
Anche per me è un'esperienza indimenticabile, bellissima, grazie Don Gigi. Molto bene, arriviamo qui sotto ad Amedeo. Bellissimo viaggio da provare, da fare tutti appena possiamo. Ottimo, andiamo a Giampi là in fondo. Un saluto a tutti, felicissimo di essere qua. Corrado. Ciao a tutti, è il mio primo pellegrinaggio. Capisco che ci possono essere delle resistenze a fare un'esperienza di questo genere, ma è un'esperienza veramente forte, veramente eccezionale. È la riscoperta autentica delle proprie origini. Grazie a Corrado. Avviamo qui avanti Gilberto. Ciao a tutti. Gilberto è della scuola di Giacomo di Marzia. Ha detto già ciao a tutti, avrebbe detto forse neanche. Ah. Andiamo a Roberta. Grazie a tutti per la bellissima esperienza. Arriviamo ad Angelo. Grazie a tutti i partecipanti, anche a Don Gigi, e ci speriamo di averci guadagnato un po' di paradiso. Qualcosa ve lo farò guadagnare anche nel prossimo momento. Abbiamo qui Romeo. Grazie a tutti, grandissima esperienza di vita, grazie Don Gigi. E poi andiamo a Monica. E grazie a Don Gigi, è veramente speciale. C'era Claudia che pensava di scappare, ma Claudia viene qui davanti subito. Claudia. Un'esperienza fantastica e ringrazio Don Gigi. Molto bene, abbiamo detto tutti. Facciamo un applauso a coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci fino qua. E ancora pubblicità progresso, vi dico delle idee che abbiamo, ripeto, chi vuole venire in Kenya partenza fine settembre, chi vuole venire in Messico partenza fine novembre, chi vuole venire Perù, Bolivia e forse Brasile dicembre, quindi fatevi avanti, non abbiate paura, si perdono un po' di chili, si fanno delle esperienze tremende, molto belle, ma tutti vi raccomandiamo di venire qui. Il mio sogno è di portare qui i figli di tutti questi, che probabilmente sono più giovani, e questo non sarebbe male, e poi speriamo di fare insieme con loro delle bellissime attività. Grazie a tutti che ci avete seguito, pregate per noi per quello che potete, e ricordatevi che Gerusalemme con queste meravigliose persone non è un'esperienza solo per loro, ma per tutti voi che avete visto il video. Ciao a tutti da Gerusalemme. Ciao. Brava Chris.